Componente del primo problema della maturità scientifica del 2011 era lo studio di funzione della funzione seno di pi greco x. La funzione seno di pi greco x ha la struttura della funzione seno di x il cui andamento è conosciuto e quindi un codominio che va da più o meno 1. La questione che riguarda la modifica dell'argomento impatta sulla modifica del periodo di questa funzione. Modifica del periodo che non modificherà la forma della funzione stessa, quindi sarà una forma il seno parte dal valore nullo, arriva ad un valore massimo e va avanti così. Il valore massimo più 1 perché per la parte che moltiplica il seno non ho né contrazioni né amplificazioni. E se la funzione fosse strutturata così, avremmo un periodo pari a 2π greco. Mi devo chiedere quando è che l'argomento della funzione che sto analizzando diventa uguale a 2π greco, cioè per quale valore di x l'argomento diverso della funzione che sto studiando diventa 2π greco, perché in quel momento, per quel valore di x, si replicheranno poi i risultati precedenti e quindi sarà il periodo. Se quindi prendo l'argomento π greco x e lo eguaglio al 2π greco, ottengo che per x uguale a 2 l'argomento diventa uguale a 2π greco e quindi il periodo della funzione che sto analizzando risulta essere 2. Come conseguenza 1 è questo, un mezzo è il punto di massimo, il punto sull'asse x corrispondente al massimo, 3 mezzi è il punto corrispondente al minimo e così via per estensione disegno il grafico.